San Paolo, siamo con i tecnici del comune, con l'azienda, che sono iniziati i lavori del piano periferico. Siamo su via Beethoven, in questo grande triangolo, sarà realizzato un giardino, stiamo facendo un sopralluogo per fare delle piccole modifiche e allargare l'area a verde di questa zona della città. Il piano periferie prevede la realizzazione di opere che sono prevalentemente restringimenti di carreggiata stradale per renderla più sicura, realizzazione di piste ciclabili, aree pedonali, piccole piazze come la piazza che collegherà la chiesa del San Paolo con la pineta, con il grande giardino. Ci sono riqualificazioni, tutto è anticipato però da un lavoro di 5 milioni di euro per realizzare quella che chiamiamo la fogna bianca, la fogna per raccogliere le acque meteoriche, così non avremo più i fenomeni di allagamento. Adesso stanno lavorando su Viale Europa perché stanno facendo il collegamento con la zona dove sarà realizzata la vasca in corrispondenza della lama, e poi a ritroso risaliranno da Viale Europa su Viale delle Regioni fino ad arrivare a Via Caposcalvicchio con le diramazioni laterali. Adesso siamo qui, vi faccio vedere il disegno del giardino. Ci saranno giochi per i bambini, attrezzature sportive, panchine, pubblica illuminazione. Questo è inserito in un progetto più grande, magari ci avviciniamo su quel blocco di calcestruzzo. Il progetto più ampio prevede la realizzazione di una nuova viabilità, perché vogliamo aumentare le zone del quartiere per socializzare, le zone delle aree verdi, per dare un'identità anche a questa zona della città. Ci sono tanti spazi come questo che vedete, è sempre stato abbandonato, abbiamo costruito le case ma mai abbiamo dato i servizi. Questo spazio diventerà un luogo quando sarà abitato dai cittadini, che potranno utilizzarlo quando sarà realizzato. E poi a che senso questo blocco della pubblica illuminazione? Questo giardino era una delle richieste che mi aveva fatto un bambino che abitava qui vicino tanto tempo fa. Ci collegheremo con, partiremo praticamente da qui, siamo nella zona di Viale, questo è Viale delle Regioni, vicino a Viale Europa, sarà realizzato una rotatoria, tutta Viale delle Regioni viene ristretta, viene stretta la carreggiata, vengono allargate le aree pedonali e viene realizzata una pista ciclabile nella zona verde. Questa è un'altra rotatoria, anche se sembra più un ovale, di collegamento con una strada, dovrebbe essere questa via Giaquinto, e via Giaquinto questa qui. Noi ci troviamo invece adesso in questa zona, in questo triangolo che stiamo per riqualificare con questo lavoro. Vengono realizzati anche altri giardini dall'altro lato, tra via Giaquinto e via Fiore, sono queste altre zone che sono tra gli alloggi popolari. Viene riqualificato questo parcheggio, vedete vengono aumentate alcune aree a parcheggio qui, questa è un'altra zona invece sempre su via Fiore che viene trasformata in un giardino. Poi ci sono altre due aree che realizzeremo con altri fondi, una è la piazzetta questa qui, però non è progettata adesso, la stiamo progettando con progetto di Renzo Piano, e invece l'altra area è questa qui che sta all'interno degli alloggi dell'Arca, un terreno abbandonato che dopo via Barisano da Trani è un'altra zona che vogliamo utilizzare sempre per fare un altro giardino. Vedete da questo lato viene fatta la pedonalizzazione di un pezzo di strada qui, potete parlare, non succede niente, non... c'è il collegamento tra la chiesa del San Paolo, vedete la pineta, di via Romita, e quindi non ci sarà più la possibilità di girare da qui, ma si scenderà, si salirà, si arriverà qui con una rotatoria e si immette poi su un'altra rotatoria e va a finire su Viale delle Regioni, evitando di passare da qui. Questa strada resterà chiusa in modo da creare un collegamento pedonale diretto tra la chiesa del San Paolo e la Pineta. Questo lo stiamo facendo già adesso, sono iniziati i lavori, adesso stanno lavorando su Viale Europa per la fogna bianca, poi la fogna bianca risalirà e arriverà qui su fino all'altezza, qui c'è via Caposcardicchio dove stiamo realizzando l'altra rotatoria con la vasca di raccolta delle acque meteoriche della rotatoria. Le acque bianche poi scenderanno in queste tubazioni e andranno a scaricare
all'interno della vasca vicino alla lama. Per questo i lavori di via Caposcardicchio sono rallentati, perché stanno completando, diciamo, la zona della Fogna Bianca. Quindi questo è un intervento di riqualificazione di una parte di questo quartiere. Come vedete, tutte le linee rosse sono le linee della ciclabilità. Ci saranno piste ciclabili e aree pedonali più ampie che collegheranno i punti nevralgici di questo quartiere, dando più spazio alla socializzazione, alla voglia di stare insieme, e più spazio anche ai pedoni e ai ciclisti, che potranno raggiungere i punti più importanti e più frequentati di questo quartiere, che, ripeto, è un quartiere che ormai deve acquisire una sua identità. Sono stati approvati qualche giorno fa i lavori anche del prolungamento della metropolitana. Ci sarà l'ultima fermata della metropolitana, e con l'ultima fermata, con lo scambio dei treni sulla stazione di Testa, dall'altro lato siamo in questa zona qui, vedete, siamo in questa zona, ci sarà il collegamento con la pista ciclabile, ci sarà la possibilità per i treni di fare anche inversione di marcia, si potrà ridurre il tempo di attesa. Ovviamente ci vorrà un finanziamento da parte della regione per finanziare la ferrotranviaria, però potrà ridursi il tempo di attesa, perché aumenterà la frequenza di passaggio dei treni. Tornerò in questi giorni a fare dei sopralluoghi, oggi con i tecnici del comune, adesso non torniamo in ufficio a verificare alcune modifiche che vorremmo fare per ampliare gli spazi a verde in questa zona, che è una richiesta che arriva dai residenti che abitano nelle case prospicenti. Vado a salutare, però prima di andare lì. Buona giornata a tutti, buon appetito.